Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il lungo dibattito in aula sull'inchiesta CHEU della DDA di Firenze, che ha fatto emergere un complesso sistema criminale intorno alla gestione dei rifiuti nel comparto conciario toscano, si è chiuso con l'approvazione della proposta di risoluzione presentata dal gruppo PD che impegna la Giunta a proseguire le azioni necessarie, a verificare se dagli ipotizzati comportamenti malavitosi sia conseguita una contaminazione dei terreni e delle acque a sostenere le misure volte a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente e a dare seguito alla promozione dell'economia circolare mantenendo la commissione consigliare competente costantemente informata. D'altro canto, l'opposizione attacca, soprattutto sul piano politico. Indubbiamente è stato un dibattito costruttivo, un dibattito in cui sono emerse posizioni politiche, si è approfondito gli aspetti. Come giunta abbiamo risposto con una mia relazione più generale, una più specifica di Monia Monni su tutto quello che è stato il comportamento e l'agire degli uffici in questi ultimi tempi con tutta una sequela di atti che dimostrano come indubbiamente vi sia stato un atteggiamento di rigore, di correttezza. Personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la regione toscana si costituirà parte offesa. E quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia. E dall'altra parte eh, mi, essere, mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni. Nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale, le propone. Dalla comunicazione dell'assessore Monni abbiamo invece avuto una ricostruzione attenta di quello che è stato l'impegno della Regione Toscana per quanto riguarda il suo intervento nel distretto Conciario, per quanto riguarda la sostenibilità del medesimo e per quanto riguarda le attività che la Regione doveva svolgere e da lì abbiamo potuto apprendere come la Regione abbia svolto il suo ruolo con i suoi dipendenti e anche con i suoi amministratori che hanno supportato e indirizzato i dipendenti. La Regione ha regolato, la Regione ha controllato, la Regione ha diffidato solidarietà alle persone ovviamente indagate, alle loro famiglie, massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia Molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte, in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario, questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale, bene che la Toscana si sia definita parte offesa, a mio avviso, avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale, semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno perché non ha aiutato nessuno. Gianni è venuto in aula perché noi abbiamo richiesto la comunicazione con ben 15 domande. Alla metà lui di fatto non ha assolutamente risposto e nelle altre si è limitata a risposte molto blande. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso, soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire, deve essere chiaro in aula perché eh, portare chiarezza all'Aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva due settimane, da quando siamo stati resi dotti purtroppo di questa eh, inchiesta a livello regionale, due settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile. Sappiamo che eh, ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare eh, il Presidente con eh, il suo capo di gabinetto, lui dice che ha avviato una procedura, ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento: basta semplicemente eh, rimuovergli l'incarico e fargli cessare il, eh, di fatto il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario, perché non è giusto. Che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Tenere distinto il piano giudiziario e penale da quello politico. A noi spetta analizzare e valutare le responsabilità politiche. Il secondo è quello di salvaguardare e tutelare uno dei distretti economici e produttivi più importanti della Toscana dove. Eh, L'economia eh, circolare è una realtà, è un'eccellenza dove si trasforma rifiuti il pellame che viene in concia in prodotti di lusso che vanno a giro per il mondo. Quindi, questi sono due elementi: valutare la responsabilità politica se c'è e salvaguardare il distretto produttivo eh, eh, di Santa Croce. Per tutti e due i motivi, noi pensiamo che il sindaco De Ida debba fare un passo indietro, uno perché su lei grava per quello che abbiamo letto sui giornali, una responsabilità politica marcata. Perché? Perché il sindaco è primus inter pares, è il primo cittadino, perché il sindaco è l'ufficiale sanitario del territorio, perché il sindaco è il custode della propria comunità. Oggi In Aula abbiamo ribadito alcuni concetti. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario. Il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo... Primo proponente, Forza Italia, firmato da tutti i colleghi di centrodestra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo. Con la tutela da un lato di un territorio importante, di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio, che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL toscano, 6.000 addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce, sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi. E se c'è qualcuno che ha sbagliato, quel qualcuno deve essere allontanato. Ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare, noi dobbiamo sostenere quel distretto. Le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche, invece quelle politiche era quelle che secondo noi il Presidente Gianni doveva dare in questo momento, perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni e dalle fonti di stampa appare essere drammatico per il modo in cui eh, la maggioranza che attualmente ha il governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio, le aziende, le imprese e quant'altro. È gravissimo perché apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto dell'attenzione delle mafie. E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla Regione Toscana in questi anni, e di cui anche il Presidente Gianni ha parlato, di fatto allora sono state inutili. E che i dossier che vengono fatti, in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana, non vengono ascoltati o forse presi sul serio. L'altro tema caldo della settimana, e non potrebbe essere altrimenti, è quello relativo alla campagna vaccinale. Dopo aver pressoché completato le vaccinazioni per la categoria over 80, adesso la regione toscana è chiamata ad accelerare su over 70 e soprattutto sui fragilissimi poiché ancora molti soggetti considerati a rischio non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. È un successo per l'impostazione della campagna vaccinale da parte della Regione Toscana. Innanzitutto il rilievo che domenica, eh, domenica 25 aprile noi abbiamo riscontrato i dati che ci possono dire di aver completato la prima fase della vaccinazione gli over 80 e in questo caso la Toscana si è presentata eh, insieme alla Regione Veneto, a un soffio della Regione Veneto, come la seconda delle regioni italiane a arrivare a terminare la prima fase di questa campagna vaccinazione. Pensare a un mese e mezzo fa, due mesi fa, le polemiche in cui ci imputavano eh, di essere partiti con rallentatore, le corse si valutano non per chi parte prima ma per chi arriva prima, e in questo caso la Regione Toscana si è dimostrata con eh, l'attuale 93-94% di copertura eh, all'altezza. La voglia di una ripartenza vera, noi ci auguriamo. Che davvero non si chiudano più queste saracinesche. Noi faremo la nostra parte, dobbiamo andare veloci con la campagna di vaccinazione. E chiediamo ai cittadini però di continuare a fare altrettanto. Sappiamo che ormai è più di un anno che gli chiediamo sforzi e sacrifici, ma solo se ognuno di noi farà la sua parte: eh, distanziamento, mascherine, lavarsi le mani. Il virus è sempre tra di noi, eh, i numeri oggi sono in calo. Però non è finita, serve uno sforzo collettivo. Serve uno sforzo di grande partecipazione, ognuno di noi può dare il suo contributo. Noi, come ho detto, dobbiamo accelerare sulla campagna vaccinale, eh, abbiamo recuperato molto bene quel ritardo iniziale sugli over 80, stiamo accelerando tra i 70 e gli 80 anni. Eh, ora, però, e questo l'ho chiesto con forza al Presidente Gianni: bisogna fare uno scatto anche per gli ultrafragili. I vaccini sono arrivati, devono essere una nostra priorità per completare anche loro. Il traguardo degli over 80... È stato raggiunto, mi pare un risultato assolutamente importante, grazie anche all'organizzazione della macchina con tutti i medici di medicina generale. Procedono anche le alti livelli di vaccinazione, c'è però da recuperare in maniera forte: beh, da dare un imprinting forte sulla vaccinazione degli estremamente vulnerabili, che devono essere conclusi il più velocemente possibile, e dei caregiver. Chiederemo alla giunta di andare a. Chiudere il più, più velocemente possibile, mettere tutte le dosi di Pfizer che sono libere sugli estremamente fragili e vaccinare tutti i caregiver. Questi sono la priorità assoluta della Toscana in questi giorni. Si deve fare ancora meglio, qualcosa è cambiato. Bene che siano accolte. Le nostre proposte, avevamo chiesto di cambiare, di inserire anche dei numeri verdi, facilitare le prenotazioni, avere un seguimento diretto, abbiamo chiesto l'utilizzo degli hub, l'intervento della protezione civile, avevamo chiesto alle ASE di accompagnare il percorso dei medici di base, quindi tutte questioni che a mio avviso hanno migliorato fondamentalmente eh, la campagna di vaccinazione, serve sì, fare ancora meglio, eh, all'inizio sono stati commessi degli errori, forse anche le nostre critiche e le nostre proposte hanno aiutato. La Regione Toscana a migliorare il trend lo vedo positivo e quindi mi auguro che nei mesi di maggio, giugno e luglio si possa fare bene, si possa fare meglio, più veloce. La prima tappa è superata, per modo di dire, perché tra una buca e un'altra eh, nel nostro percorso accidentale, perché sostanzialmente stiamo terminando gli over 80, ma per esempio eh, tutti i medici e gli operatori sanitari che devono ancora avere la vaccinazione, eh, di fatto non, non la ricevono in quanto stiamo cercando di portare a termine la, la risoluzione per gli anziani. Ora voi capite però che eh, c'è un intasamento grosso, non ci sono i vaccini perché non c'è una programmazione. Ora capisco l'assessore che giustamente dice che ce le devono mandare. In realtà, in realtà noi dovremmo cercare di forzare la mano. Siamo a un punto rispetto al quale la Giunta sconta lo stesso eh, difetto che ha scontato in maniera costante in queste settimane e in questi mesi. Non dice le cose chiaramente come stanno. Di vaccini ne è arrivati all'incirca... Uh, questa settimana uh, lo stesso numero di quelli che sono arrivati nelle settimane precedenti, con la differenza che da questa settimana è iniziato il secondo giro, ovvero la seconda somministrazione di tutti quei vaccini che prevedono di, uh, la somministrazione di due dosi. Quindi è evidente che se arriva lo stesso numero, ma una buona parte di quel numero viene utilizzato come seconda dose, diminuisce il numero delle prime dosi, cioè dei nuovi vaccinati. Allora, queste cose qui vanno spiegate chiaramente ai toscani. Sui vaccini chiediamo un'accelerazione, guardate, un tema su tutti, non solo gli over 80, gli over 70, ma i super fragili e i cargiver. Ecco, questi due, super fragili da un lato e cargiver stanno ancora aspettando le dosi vaccinali. Il Consiglio regionale si era espresso in maniera molto chiara vaccinare i superfragili anche coloro che sono nel follow up della chemioterapia, cioè che non hanno finito la chemioterapia soltanto nei sei mesi. Noi stiamo ancora aspettando che quell'atto di indirizzo del Consiglio regionale diventi realtà. Tutto questo è inaccettabile. Se l'Assemblea legislativa regionale ha un senso e se dà un indirizzo, l'assessore quell'indirizzo lo deve rispettare. La nostra pazienza sta arrivando al limite se l'assessore non, non farà un atto di indirizzo comunicando alle AS competenti, ai reparti competenti che hanno in cura i malati oncologici. Nell'arco dei cinque anni di follow up li devono chiamare subito ad essere vaccinati, faremo una protesta eclatante. Da quello che risulta ci sono ancora molte persone che devono essere contattate dalle ASL e il fatto che comunque si sia riusciti a completare una buona parte non nasconde comunque che questo è avvenuto con un gravissimo ritardo e con altrettanto grave ritardo si sta attivando la commissione speciale per quanto riguarda i vaccini. Una volontà, secondo me, evidente della regione toscana di non voler fare un monitoraggio, un'analisi di ciò che è andato storto per cercare di riparare, quindi un mancato riconoscimento di tanti errori che sono stati fatti e di cui, lo ripeto, non si può attribuire esclusivamente la responsabilità a minore quantità arrivate, perché il fatto che fossero state distribuite per categorie che non avevano, ad esempio, eh, le necessità o le, i bisogni di immediatezza di altre, l'utilizzo dello Pfizer rispetto agli AstraZeneca, per alcune categorie di amministrativi e molti altri errori non sono giustificabili e continuano a inficiare il risultato di questa campagna vaccinale.